Buongiorno, oggi faremo insieme la meringa all'italiana, che è un tipo di meringa con lo zucchero cotto. E con quella poi andremo a fare dei dolcetti che molto simpatici, molto carini e anche veloci, che vi insegnerò appunto a fare. Allora, intanto però vediamo gli ingredienti per fare la meringa, che potrete usare anche per fare le meringhe classiche. Abbiamo dell'albume d'uovo, allora questi sono 250 grammi. Tenete presente che per ogni 50 grammi di albumi ci vanno il doppio di zucchero, quindi in questo caso se fossero 50 grammi ce ne andrebbero 100, e 30 grammi di acqua, questo per i 50 grammi di albumi. Io ne ho fatti 250 proprio perché voglio farne di più, quindi ho dovuto moltiplicare tutto per 5 in pratica, per cui ho 250 grammi di albumi, 150 grammi di acqua e mezzo chilo di zucchero, zucchero semolato, quello classico, al quale vado ad aggiungere la mia acqua. Poi metto un termometro da zucchero e dovrò portare questo composto a 121 gradi. Intanto che arriverà a 121 gradi dovrò anche montare gli albumi con la planetaria, però aspetterò, prima dobbiamo arrivare, mettiamo sui 115-116 gradi, poi monteremo gli albumi perché non devono rimanere lì, se li lasciate lì gli albumi smontano, quindi non devono assolutamente invece rimanere lì. Vado a mettere questo sul gas. Ecco, mi raccomando, quando fate gli albumi montati a neve per qualsiasi ricetta, assicuratevi sempre che l'attrezzo che utilizzate, qualunque esso sia, per montarli sia ben pulito e non abbia nessuna traccia di grasso, perché è il grasso che non fa montare gli albumi. Infatti anche il tuorlo che viene tolto deve essere tolto perfettamente, proprio perché il tuorlo ha una parte grassa. Ora io vado a mettere i miei albumi dentro nella planetaria. Non li farò andare subito, come vi ho già detto, perché appunto voglio aspettare che il mio zucchero arrivi sui almeno 110 gradi. Ci metto un pizzichino di sale perché dovrebbe aiutare a montare e comunque stabilisce, dà un pochino di stabilità al sapore, va a contrastarmi il troppo dolce dello zucchero. Mi raccomando, anche gli albumi cercate di non utilizzarli freddi, perché freddi di frigorifero non vanno bene. Lasciateli almeno a temperatura ambiente, meglio ancora se li portate sui 40 gradi, non di più mi raccomando, però se sono un filino tiepidini montano meglio. Poi se volete usare il frullatore, quello a mano, quello a immersione, potete benissimo utilizzare anche quello. Io utilizzo questa perché va benissimo per le grandi quantità, se ne facessi una quantità più piccola utilizzerei il frullatore a immersione. Vado con i miei albumi, li preparo, li monto. Raccolgo dalle parti in modo che sia tutto uniforme, poi lo faccio ripartire e va lasciato andare fino a quando l'albume è praticamente quasi freddo.
La meringa è fredda ormai ed è pronta. Io ne ho già messa un po' dentro questa sac à poche con la bocchetta a stella. Voi potete mettere la bocchetta che volete. E vado a fare delle meringhette in questo modo. Mettetele pure vicine perché tanto non crescono. Ecco, queste meringhe andranno cotte nel forno a 100 gradi per 3 o 4 ore. Oppure, se volete farle un filino più scure e anche più buone, mettetele a 140 gradi per un'ora e mezza, due ore. E in questa maniera si coloreranno un pochino di più e prenderanno più sapore. Non saranno bianchissime, ma saranno più buone. Se volete potete anche spolverarle col cacao. Un'altra cosa che vi devo dire, se il vostro forno fa fatica a cuocerle, perché in realtà non devono cuocere, devono asciugare. Se fate fatica, mettete un cucchiaio di legno a tenere leggermente aperto il forno. In questa maniera uscirà l'umidità. Dunque, vi ho detto tutto riguardo al forno. Beh, poi se mi viene in mente qualcos'altro ve lo dico. Io adesso queste le metto a 140 gradi e per un paio d'ore e ne usciranno così. Queste qui le ho preparate l'altra volta. Ecco, mi raccomando, se le preparate poi mettetele in un posto asciutto, se le preparate prima e non le mangiate subito, perché le meringhe ricevono moltissima umidità e quindi andrebbe a finire che si sciolgono, si appiccicano. Io ne ho già sbriciolate un po' perché queste mi serviranno per fare il dolce che vi farò vedere adesso. Ecco, io ho preso 300 g di quel composto di meringa che ho fatto prima, ci ho aggiunto 150 g di panna montata, già montata. Adesso vedo che di solito lo faccio a occhio. Sì, ma mi sembra che possa andare benissimo. Quindi 300, 150. Potete fare anche 200 di panna montata se volete, oppure mettere un po' più di meringa, come volete. E con questa andrò a fare poi dei bicchierini di praticamente dei dolcetti. Riempio la mia sac à poche. Poi vi faccio vedere come li preparo. Allora, prima di tutto li farò di vari tipi. Vado a mettere sul fondo un po' di meringhe. Poi ci metto un po' della mia crema. Un pochino di fragole e delle banane, e questa è già una scelta che vi do. Poi mettiamo sempre, no, cominciamo con gli amaretti questa volta. Sono amaretti piccolini, ma potete benissimo sbriciolare anche degli amaretti più grandi, è la stessa cosa. Ci andiamo a mettere, prendo un cucchiaio, delle pesche. Queste sono sciroppate, ma se volete potete benissimo usare anche quelle fresche. Aggiungiamo sempre la meringa. E poi la nostra meringa montata. Ecco, tenete presente che questa meringa è già è sterilizzata praticamente, perché portando la temperatura a 120 gradi, lo zucchero a 120 gradi, e noi riusciamo a sterilizzare anche l'uovo. Ecco, adesso ci ho messo un po' di gocce di cioccolato
E anche questo è un altro dolce che potete fare. Io vi do delle idee, ma potete metterci, praticamente potete utilizzare questa crema per qualsiasi cosa. Adesso mettiamo ancora della pesca sotto, della meringa, qui ne avrò un po' poca. La crema di meringa e un pochettino di passion fruit. Ecco, vi ho dato delle idee, spero che vi siano piaciute. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividete. Grazie e buona giornata. Ah, iscrivetevi al canale se volete. A presto!